Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo del vibrato, il vibrato della voce, e che cos'è e come si può imparare anche da soli. Cantare in libertà. Il vibrato è un abbellimento del canto, è quello che fa oscillare la voce. Questo è il vibrato. Ci sono due modi per imparare a fare il vibrato, perché in realtà il vibrato scaturisce da un'alternanza di suoni oppure dall'aria che si muove. Proviamo a prendere una nota qualsiasi comoda, e muoverla con il suo semitono che viene prima. In questo modo qua la voce inizia ad oscillare. Se voi già sapete vibrare la voce, questo esercizio non vi servirà a nulla. Altrimenti provate a fare questo esercizio prima lento. Vedrete che la voce piano piano vibrerà, e questo è abbastanza leggero come vibrato. Alternando il semitono. Mentre un altro modo per imparare il vibrato è ripetere una vocale nella sua stessa vocale. Ad esempio, diciamo una O. Prima lentamente, poi sempre più velocemente, fino a che il nostro cervello immagazzina questo spostamento d'aria, e quindi quando noi vogliamo fare un vibrato deciso, prima lento e poi sempre più veloce. In questo modo, piano piano, possiamo imparare a fare il vibrato. Ovviamente il vibrato è un abbellimento del canto e quindi attenzione a non abusarne troppo. Tipo nella lirica si usa molto di più, molto vibrato, mentre nel canto leggero magari si usa per chiudere una frase. Solo alla fine, eccetera. Quindi in base a quello che state cantando, attenzione a non abusarne, perché sennò poi il vibrato diventa un po' pesante, un po' noioso da sentire. Se dopo aver fatto diversi tentativi ancora non riuscite a fare il vibrato, ad ottenere il vibrato nella voce, allora magari quando andate a fare un'esibizione portate un amico con voi e vi dà lui una mano e il gioco è fatto. It's time for us.